Eccoci qui, cari amici, buona serata a tutti. Sono un po' sotto l'effetto dopo passeggiata pomeridiana e cena, quindi abbiocco serale. Ma a parte questo, diciamo che sul canale non ci si sente da un po' per quanto riguarda il wrestling. E nello specifico per quanto concerne la WWE, che siamo ad agosto e come ogni anno sappiamo benissimo che agosto, oltre in generale mese di ferie, mese più caldo nel vero senso della parola, anche se ormai qui al sud, come anche in altre parti, che sia d'Italia o del mondo, il caldo torrido non sta lasciando scampo. Ma per quanto appunto riguarda la WWE, c'è SummerSlam, che ormai diciamo si svolge da innumerevoli edizioni a questa parte. Ma io volevo fare appunto, come dice il titolo, il punto della situazione sulla card del pay-per-view evento speciale SummerSlam 2021, che ricordiamo vedrà il ritorno del pubblico rispetto all'edizione del 2020 di SummerSlam, come ritorno del pubblico che è avvenuto per quanto riguarda i pay-per-view in WWE a partire da Money in the Bank. E pochi giorni prima, credo 2 giorni prima, nella puntata di SmackDown, ma basta con preamboli e quant'altro, veniamo alla card. Una card dove abbiamo ritorni illustri per chi li ama, o non illustri per chi li dovesse odiare. Parliamo per esempio di John Cena, parliamo di Bill Goldberg, parliamo, penso amato quasi da tutti, Edge per esempio, ma qui dalla fonte di Wikipedia, la prima menzionata e la prima sfida menzionata in questo filmato è praticamente la sfida a tre femminile che integra Nikki Ash, questo personaggio diciamo ispirato appunto a tema abbastanza di supereroina di diciamo Nikki Cross, colei che ha avuto per parecchio questo nu nome da lottatrice Nikki Cross, che poche settimane fa, durante una puntata di Raw, ha incassato la valigetta che ha vinto a Money in the Bank. Anzi, la sera dopo Raw ha incassato la valigetta ai danni, se non mi sbaglio, di Charlotte Flair, della Queen, della Regina, e quindi andrà a difendere la massima corona del brand rosso contro appunto la regina Charlotte Flair e contro Rhea Ripley. Seconda sfida rappresentata qui è Roman Reigns con assistenza di Paul Heyman contro John Cena, che è uno dei super dream match di questo SummerSlam 2021 per il titolo universale. Leggevo proprio poco fa che in realtà, cioè, sono notizie che potremmo definirle rumors, ma anche cose che potrebbero rivelarsi non veritiere, quindi stiamo attenti perché magari su internet gira di tutto e di più, e anche e soprattutto il falso. Un John Cena che è ritornato dopo un anno e mezzo, quindi dopo la sfida contro Bray Wyatt, peraltro licenziato dalla federazione di Vince McMahon non molto tempo fa, ora bisognerà vedere dove si accaserà Bray Wyatt,
Come anche non dimentichiamo il licenziamento di Braun Strowman, al quale io rimasi, insomma, abbastanza sorpreso e un po' indispettito. Comunque possiamo dire che è altrettanto vero che Roman Reigns, già diciamo in sé con la figura solo lui, è vero, ha Paul Heyman e anche i fratelli Usos, ma ormai col personaggio chiaro Roman Reigns fa un tutt'uno. Ha grandi possibilità contro un John Cena, ovviamente assente da tanto troppo tempo, però mai dire mai, ha una possibile conquista dal... Ora ho perso il conteggio, se dovesse vincere John, se dovrebbe essere il 17esimo o il 18esimo titolo mondiale da parte del re della Sinecia. Terzo match proposto qui, e quindi sono tutti ufficializzati, ne sono sette in tutto. Bobby Lashley con assistenza di MVP contro Bill Goldberg per il titolo WWE che appartiene a Raw e Universale che appartiene a SmackDown, anche se sembra che ci dovrebbe essere il famoso draft, cioè per esempio chi sta a Raw passa a SmackDown e chi sta a SmackDown passa a Raw e viceversa, chissà. Dalle promozioni da NXT, come per esempio abbiamo visto il ritorno di Bianca Stabile nel main roster di Finn Balor da NXT a SmackDown, o invece parlando di NXT notavo, anche se non ho visto le immagini dall'ultima puntata, notavo per esempio che ci sono per esempio Dragunov. Nell'ultima puntata di NXT è stato protagonista, poi anche lì la card di TakeOver 36, che se non mi sbaglio sarà il giorno dopo di SummerSlam, poi vediamo se ci riuscirò di fare un video anche per la card di NXT dedicata a TakeOver 36. Ma torniamo a Bobby Lashley contro Bill Goldberg. Ovviamente quando ci sono i match di Bill Goldberg, la domanda fatta sia dagli esperti del settore, ma anche da chi in generale più o meno guarda, se non al ritmo costante, ma quasi la WWE. Sai che magari dietro ci sono sempre quelle famose dicerie sul fatto, ma sì, è Bill Goldberg, il match potrebbe durare 3-4 minuti. Questo ovviamente non lo sappiamo. È vero, Bill Goldberg ha una certa età, credo che sia più grande di John Cena, se non mi sbaglio. Poi non so con Edge invece. Qui diciamo Bobby Lashley penso che dovrebbe tenere a bada la sua cintura intorno alla sua vita, perché se la memoria non mi inganna, questo dovrebbe essere l'ultimo slot di un match ufficiale nel 2021. Per Bill Goldberg, a meno che non ci siano state delle novità. Quarta sfida sono gli Usos, Jay e Jimmy contro Rey Mysterio e Dominic Mysterio per i titoli di coppia di SmackDown. E qui, cari amici, sappiamo bene che insomma Roman Reigns anche qui ha messo diverse volte lo zampino nei confronti di Rey Mysterio e Dominic. Certo, Dominic per esempio parlando della parte più giovane del tag team ha ovviamente tutta una carriera davanti, sicuramente, insomma.
tra un paio d'anni, sperando che la federazione voglia puntarci forte su di lui, di vincere titoli mondiali. E quindi parlo ovviamente di titoli in singolo. Comunque, come esito, si pensa che gli Usos mantengano le cinture. Certo, a SmackDown c'è ora, forse mi può venire in mente, le Alpha Academy, Chad Gable e un Otis veramente trasformato rispetto magari anche all'anno scorso, quindi tutto un nuovo personaggio per Otis, però ho detto, senza... Cioè, magari sì, con qualche difficoltà per quanto riguarda il combattimento, ma gli Usos, appunto, penso, insomma, che mantengono le cinture. Poi il match femminile per la corona femminile dello Show Blu del venerdì sera, Bianca Belair contro la ritornata Sasha Banks, ritornata poche settimane fa. Questa è ovvio, Bianca sta dando sempre di più dimostrazione della sua qualità dopo l'exploit di WrestleMania, però ora, diciamo, beh, aprile, insomma, sono già un paio di mesetti di regno titolato, qui ce la si gioca un po'. Potrebbe mantenere Bianca il titolo, come chissà, potrebbe vincere Sasha, o il match potrebbe finire magari senza un vincitore, una vincitrice né vinta. E non dimentichiamoci poi, purtroppo, ai noi, WhatsApp di Bailey. Stop che si pensa che resterà ferma per abbastanza mesi, 8-9 mesi. Penultima sfida al momento in card, Edge contro Seth Rollins, questa è una sfida mai vista prima, quindi insomma prepariamoci a vedere. Puro spettacolo tra Edge e Seth Rollins, ovviamente anche qui per quanto riguarda la carta d'identità, e qui dico senza dubbi, sorride un pochino di più a Seth Rollins, vero? Qui diciamo è un po' difficile da concretizzare un possibile esito di pronostico. Comunque, l'importante quando poi io, per esempio, anche vedrò, diciamo, la kermesse, che ci si diverta, ma questa sfida, dico, non importa proprio che vinca Edge o Seth Rollins, basta che ci si diverta. Settimo match, che potrebbe, come non potrebbe, essere l'ultimo nella card, anche perché si pensa più o meno di uno spettacolo di solite 3 ore, diciamo così. Sheamus contro Damian Price, questo credo aggiunto all'ultima puntata di Raw di questa settimana, match valido per il titolo degli Stati Uniti. E qui, beh, anche qui molto interessante. Ma io vado su un 50-50, anche perché alla fine, cari amici, per chi segue tuttora o ha seguito magari molto di più in passato NXT, sa che Damian Price, per esempio, è un atleta bello, ci dà dentro come non mai, quindi insomma, avete visto dal mio racconto 7 match che insomma offrono
come non solo la WWE, ma può essere per esempio Impact, può essere la New Japan, All Elite, cioè puro spettacolo che sicuramente gli atleti, anche i commentatori, offriranno. Quindi per questo filmato è tutto. Noi ci rivediamo per quanto riguarda la WWE con il punto su quella che già più o meno dopo la puntata della notte scorsa di NXT per quanto riguarda il Takeover 36, appunto, molto presumibilmente già completa. Quindi, che dire, buona serata a tutti, mentre oggi si apre ufficialmente la stagione quando riguarda le competizioni europee con la Supercoppa UEFA tra Chelsea e Villarreal, che ai noi su Amazon Prime Video per chi c'ha quel servizio. Va bene, che dire, io vi saluto, intanto sono quasi le 20 questa sera, ovviamente come purtroppo da tanto tempo a questa parte a fuse. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Viva il wrestling, lo sport in generale, e hasta la vista. Ciao!